Grazie che ci ha fornito. Allora, voi avete capito chi c'è qui sul palco con me, perché magari vogliamo stringerci, perché vedo Gianluigi Piragone, Carlo Freccero e Marco Travaglio. Freccero di noi è un professore, quindi quello che ha studiato il nostro mondo. Noi viviamo di questo mondo, quindi siamo operai in qualche modo dell'informazione. Avete sentito tutti i dati che ci ha fornito, dove diavolo sta andando? Abbiamo capito niente noi di quelle tabelle, io ho capito poco a dire la verità, quindi non ho così chiaro che cosa succede. Ho chiaro che il nostro mondo sta cambiando, che come vedete da tutti questi telefonini alzati l'informazione si fa anche in un altro modo. Io stamattina ho preso un aereo dove ho trovato sopra una persona che a quest'ora mi sa che è già andata via, però era Rocco Casalino, non so se lo conoscete, che ho pensato, dico, beh, è il portavoce del Movimento 5 Stelle e il più abituato, fa comunicazioni, d'accordo, è abituato, è nato, è un nativo digitale e conoscerà le tecnologie meravigliosamente. Siamo atterrati all'aeroporto di Torino, non era riuscito a usare Expedia per prenotarsi la macchina da affittare e quindi ho imparato un nuovo mestiere, l'autista di Rocco Casalino, l'ho portato fin qui. Gli ho detto, mi dai una mano col navigatore perché è un po' difficile da raggiungere questo posto. Credo che abbiamo girato tutte le montagne, i pascoli, le pecore di queste valli bellissime e poi con qualche ora di ritardo siamo arrivati qui. Nativi digitali non si nasce tutti e non è così semplice esserlo. Però la nostra informazione è obiettivamente cambiata. Io comincio dal professore Freccero perché è quello che l'ha studiata di più, oggi sta in Rai, un'azienda che avrebbe dovuto tracciare il solco di tutte le nuove praterie della comunicazione e che forse non l'ha fatto in questi anni o non ha puntato su quello e probabilmente è stata un'occasione mancata. Dove sta andando anche insieme al nostro mondo quello dell'informazione Rai di cui si occupa lui. Poi ognuno racconterà anche la sua esperienza. Siccome non vedo altri microfoni, cedo il mio. Allora, buongiorno. Allora, io vorrei fare una premessa. Sono qui perché ho molta curiosità, fiducia nell'elettorato di 5 Stelle che possa in qualche modo pensare a un futuro e dominare questo futuro e non lasciarlo naturalmente solo a uno stato brado, come invece sta emergendo in queste ore che ho ascoltato. Vi spiego. Vedete, il problema della comunicazione non sono i dati. Il problema della comunicazione è molto semplice, l'ha spiegato molto bene Gian Roberto Casaleggio. È un dato molto importante che oggi ogni medium crea dei messaggi e ha dimostrato che attraverso i giornali mainstream, i giornaloni, che qui ci sono tanti miei amici giornalisti che vorrei tanto poi partecipassero in qualche modo a questo dibattito, oppure le televisioni, creano messaggi che sono in qualche modo, non riescono a far passare messaggi alternativi, non riescono a far passare in qualche modo che cosa? Un'idea diversa, una comunicazione diversa. La dimostrazione, penso un attimo ai giornali, io sono proprio, sapete, qui ormai siamo già giunti a un limite di psicanalisi, non c'è più ormai, siamo già in un clima di confidenza, di empatia per cui si deve parlare liberamente. La dimostrazione è che io quando leggo la Repubblica, il Corriere, una volta lo leggevo dall'inizio alla fine, oggi mi trovo in qualche modo a leggere prima giornali come Il Fatto
o naturalmente altri giornali minori, e soprattutto ho scoperto una cosa molto importante, che frequento moltissimo dei blog che sono completamente diversi. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire allora che la tecnologia nuova, ed è per questo che ha creato una piattaforma, un sistema operativo, già Roberto Casaleggio, permette in qualche modo di poter avere un'altra informazione che non sia dominata dal potere. Dico questa cosa perché quando si parla di comunicazione è fondamentale introdurre, lo dico con tono, il potere. Perché? Perché il potere, a differenza di tanti anni fa, che dominava con forza, dominava attraverso in qualche modo un sistema poliziesco, eccetera, oggi, l'ho dimostrato nettamente, la rete non solamente ci governa, ma soprattutto gestisce l'opposizione. Cioè, addirittura il potere crea l'opposizione. Pensate a Soros, pensate un attimo a cosa succede appunto con le ONG, eccetera, eccetera. Quindi cosa vuol dire? Perché è importante l'innovazione che c'è stato con, in qualche modo, l'idea che ha avuto già Roberto Casaleggio, che mi ha colpito molto, perché io l'ho proposta molte volte alla sinistra, di creare una piattaforma, di creare un sistema alternativo, e purtroppo mi sono confrontato con Euronomadi, mi sono confrontato col Manifesto, eccetera, e non ci sono mai riuscito. È chiaro perché il problema sono molteplici, ma soprattutto perché non hanno capito che oggi la comunicazione, il medium è il messaggio. Bene, prima cosa. La seconda cosa fondamentale è che non basta solamente quindi avere una piattaforma, ma deve essere una piattaforma che crea in qualche modo un utente attivo. Lo dico qui, è molto importante, perché Google, che qui è presente, o tanti altri nuovi, qui ci sono in sala dei grandi manager della, in qualche modo, della rete, creano molte volte un, diciamo così, un utente che non ha queste caratteristiche. E questo è, voi addirittura la piattaforma Rousseau vuole in qualche modo creare un utente che vuole fare le leggi, quindi costituente, mi sembra una cosa molto importante. No, è meglio così, così sento, perché l'altro rimbomba. Sono pratico di queste cose, è il mio lavoro. Cioè, quindi scusate, cioè sono pratico di televisione. Terza cosa che mi interessa porre in rilievo. Ecco, io che lo dico qui, che sono venuto a confrontarmi, e proprio perché mi interessa molto questa tecnologia, se è possibile liberarsi in qualche modo da questa propaganda che è diventata pervasiva, generalizzata, che addirittura non sappiamo mai quando, se siamo in qualche modo, se siamo, facciamo resistenza o siamo addirittura manovrati dai media a fare resistenza. Ecco che la terza, quarta cosa importantissima che emerge da questo discorso è che addirittura noi possiamo costituire attraverso questa piattaforma in qualche modo una resistenza. Allora, detto questo, perché ho fatto questa premessa? Perché il tema oggi che c'è nella comunicazione è quello di come non essere in qualche modo manipolati continuamente. Io ho visto qua in queste relazioni di oggi pomeriggio, l'ho seguita attentamente, eccetera, una forma di ottimismo un po' russo, alla Rousseau, cioè che la tecnologia è buona in assoluto. Allora io qui vi voglio porre un problema molto importante, perché sono qui a confrontarmi, e siccome io credo che il Movimento 5 Stelle abbia un ruolo, non sia solamente quello di prendere coscienza che c'è un futuro, un progresso, e che in qualche modo noi possiamo essere tranquilli. No, io personalmente credo che il progresso lo vedo come una distopia, la vedo come veramente un incubo, anche perché frequento molte serie americane. Ma io chiedo, vi chiedo a voi appunto, se attraverso, questo qual è il tema della discussione, se oggi è possibile attraverso dei giornali particolari indipendenti, o attraverso la piattaforma Rousseau di cui ho parlato, o attraverso altri blog, ad esempio io sono un frequentatore, qui fra poco parlerò di Aldo Giannulli, frequento De Zani, frequento una serie di
E devo dare atto al nostro qui amico Paragone, che è stato l'unico a portare in TV un soggetto che non è stato mai portato in TV. Cioè, si portano sempre i tromboni, voi sapete, in TV, i tromboni sulle prime, a portare una serie di personaggi che in qualche modo stanno costituendo un argine a questa manipolazione. Ecco, io ho posto questo tema perché è un po' complementare alla ricerca che è stata fatta, molto puntuale, ma di cui tutti quanti noi conosciamo, che quello di oggi è come, di fronte a questo nuovo potere che attraverso la digitalizzazione, ma soprattutto attraverso questa sinergia fra i vari media, ha creato in qualche modo pochissima resistenza. Addirittura io mi ricordo quando abbiamo studiato che il governo, il potere ha creato il biopotere, eccetera, eccetera, il controllo attraverso il biopotere, ma è nulla. Oggi attraverso i media e attraverso gli algoritmi siamo dominati, parlati, eccetera. Se appunto oggi la piattaforma Rousseau o giornali indipendenti o di altri siti riusciamo in qualche modo a creare una barriera a questa manipolazione che ha fatto sì che ha reso la nostra democrazia totalmente vuota e totalmente inutile. Grazie. Grazie, Carlo. Lui ha ribaltato. Ha ribaltato la prospettiva. E peraltro c'era un tema che adesso, giusto, adesso sono io che devo imparare al maestro. Lo tengo qui, se mi sentite. Ha ribaltato la prospettiva perché quando ci ha fornito i dati, ci ha detto una cosa che non era irrilevante. Pochissimi giornali, grandi mezzi di comunicazione sono inutili. Gran parte dei giornali non sono lì per quello. Sono strumenti di potere. Perché uno fa l'editore di un giornale? Non per guadagnare, ma per condizionare la vita pubblica. E spesso ha un eccesso di sovrastima, di autostima in quello, perché contano assai meno di prima. Avranno quel numero di lettori che poi spesso magari va preso un po' con le molle. Vi assicuro che il numero delle copie in Italia, come in gran parte del mondo, è sceso a rotta di collo, ma proprio negli ultimi anni, perché hanno perso, sono diventati troppo cari rispetto alla loro credibilità e alla loro fruibilità. Sono prodotti cari quelli che facciamo. Sono strumenti di potere e gli strumenti di potere sono un'altra cosa dall'informazione. Quindi c'è un tema che è quello del contropotere, cioè di come riuscire a esprimersi con un minimo di libertà, a prescindere da quello che troviamo, che sono notizie interpretate per altri fini, e diventa sempre più difficile fare la nostra professione. Cioè, quando parlavamo di credibilità non è una cosa facile da fare, perché sediamo su... Marco si è fatto l'auto lui, se l'è costruita lui, qualcun altro l'ha fatto, ma altrimenti sediamo tutti in posti complicati da quel punto di vista. Gianluigi, come si fa? Ma non lo so, guarda, la credibilità dovrebbe essere una patente che ti danno i lettori, invece il più delle volte ce la diamo tra noi giornalisti, no? Io stimo molto Carlo, però gli devo ricordare che il presidente della RAI è Monica Maggioni, che è presidente anche della Trilaterale Italia. Tutte le volte che lo fai notare vieni preso per un complottista, uno che prende... Sì, sì, no, no, no. Cioè... Sì, 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 ma infatti... Però il problema... Il problema, tu sai che io l'ho detto, l'ho fatto anche questioni, quando sono andato al Bilderberg ho parlato anche di Lilli Gruber. Il problema qual è? Che se tu sei però presidente della RAI, allora vuol dire che stai esercitando un altro potere, che è un potere di dirigenza. Allora, però, quando racconti queste cose, esattamente quando prima per anni ho raccontato il sistema di porte girevoli e scorrevoli in cui ministri dell'economia, quindi ministri importantissimi, ministri chiave, fanno dentro e fuori da agenzie come
Goldman Sachs, come JP Morgan, e poi te li ritrovi impelagate dentro il sistema dei contratti derivati e cerchi di raccontare queste storie, allora ti dicono che sei, se ti va bene ti dicono che sei un Pierino, altrimenti ti dicono che sei un complottista, oppure ti dicono niente, ti mettono tranquillamente ai margini e ti confinano in una specie di riserva indiana. Ecco perché la patente di credibilità te la vai a prendere fuori. Non è mai facile, quando si parla di potere, cercare di capire cosa sia il potere. Io penso che il potere sia la capacità, per chi lo esercita, io ho un microfono in più, che cazzo ne faccio? Se no dopo mi dicono due microfoni, no? Faccio già fatica a reggerne uno. No, dicevo, la capacità di esprimere il potere è la capacità di restringere il perimetro delle informazioni. Perché non si vendono i giornali? Perché quei giornali sono tutti uguali, perché trovi lo stesso titolo, trovi la stessa analisi, trovi lo stesso commento, e quindi alla fine è un grande giornalone, per farla e dirla con Nanni Moretti quando si avvolgeva attorno al giornale. Ed è vero, noi stiamo assistendo non tanto ad una crisi di raccolta pubblicitaria, che c'è, ma è innegabile, nel momento in cui c'è una crisi economica c'è una restrizione anche della raccolta pubblicitaria, ma c'è una crisi di identità, tanto che quando qualcuno si mette in testa di navigare ed esplorare nuovi mari, Marco l'ha fatto, io nel mio piccolissimo l'ho fatto con una trasmissione, ti dice anche bene, magari sono piccoli numeri, qualcuno magari ti dice gli sfigati che fanno il 3%, va bene, io però mi calcolo anche il peso specifico di un certo numero. Allora, e chiudo, la sfida dell'informazione, la sfida del giornalismo è la sfida di prendere un po' a spallate questo perimetro ristretto e essere non soltanto credibili, ma essere creduti. Io voglio essere creduto dal mio pubblico, non voglio soltanto essere credibile, perché a volte basta avere un po' un giro di conoscenze, un giro di amicizie, il vestito giusto e sei a posto. Per essere creduto devi fare un passo in più. E allora la giro poi con semplicità, perché poi il tempo non è molto, dobbiamo correre un po'. A Marco Travaglio, che peraltro ha passato una vita a prendere in giro anche la nostra professione e quel modo di fare un altro mestiere rispetto a quello del giornalista, che però appare tutti i giorni sui giornali. Lui lo fa, il numero del lunedì suo, il suo articolo è fatto esclusivamente delle nostre sciocchezze, però è uno dei problemi dell'informazione e quindi anche della democrazia, perché poi diciamo la democrazia è più grande se c'è più informazione, altrimenti è assai limitata se c'è altro dietro il modo con cui vengono scritti i giornali, raccontati i telegiornali e comunicato, cioè resta quel problema di sottofondo del potere, che non è il potere naturale dell'informazione, è il potere sull'informazione. Sì, trovo però curioso che finora, parlando in un dibattito sull'informazione, non sia stata ancora pronunciata la parola notizie. L'informazione deve dare delle notizie. L'informazione, quando dà delle notizie, di solito trova qualcuno che è interessato a leggerle, perché comunque la sete di sapere, per fortuna, non è cambiata e non c'è nessuna tecnologia che potrà spegnerla. E se noi analizziamo oggi chi dà le notizie, che non è chi le rilancia, chi le copia, chi le cita, con o senza virgolette, ma semplicemente chi inizia quel percorso, cioè chi lancia una notizia ai suoi lettori e poi in tutto il panorama dei cerchi concentrici che quando è stato lanciato il sasso poi si formano nello stagno. E dobbiamo rassegnarci al fatto che sono ancora i vecchi giornali di carta. Se voi guardate i telegiornali, che cosa sono i telegiornali? I telegiornali sono quella cosa che dà le notizie che tutti già sanno. Voi ricordate uno scoop del TG1?
Avete mai visto uno scoop del TG1, del TG2, del TG3, del TG4, del TG5 di studio aperto? Qualcosetta mi ricordo del TG di La 7 che ha scoperto qualche notizia. Ricordate uno scoop del TG di Sky? I telegiornali sono i giornali del mattino copiati per tutto il giorno. Più quello che va fuori nei siti che avviene nel frattempo dopo che sono stati stampati i giornali. Questo fanno i telegiornali. E sono redazioni costosissime, con centinaia e centinaia, insieme migliaia di colleghi, che magari delle notizie le hanno, ma che hanno l'assoluta certezza che non gli verranno mai, data la possibilità di darle, e quindi a un certo punto si rassegnano e copiano quello che è uscito sull'ANSA, quello che è uscito sui siti e quello che è uscito sui giornali del mattino. Non su tutti, non su tutti. Dipende da chi fa comodo una notizia e a chi dà fastidio una notizia, ovviamente. Di solito i telegiornali danno le notizie che fanno comodo a chi sta al governo e non danno invece le notizie che danno fastidio a chi sta al governo. I siti sono pieni di cose che la gente non sa, esattamente come alcuni giornali, ma dato che manca il bollino di qualità di una testata prestigiosa, le leggi dice interessante, chissà se è vero. E quindi le notizie, quando vanno esclusivamente su internet, valgono molto meno di quando vanno sui giornali o di quando vanno sui telegiornali. Questo perché lo dico, non perché dirigo un giornale di carta, quindi sono un fossile, sono un pezzo di archeologia in via di estinzione, ma perché seguo il flusso delle notizie dalla loro sorgente all'ultimo degli utenti di queste notizie. E mi rendo conto che mezzi di comunicazione che poi spostano molti voti, che non sono più certamente i giornali di carta, visto il loro piccolo ambito di lettori, continuano ad avere un'enorme influenza non per chi li compra, ma per chi poi riceve le loro notizie, no, rilanciate dal web o dai telegiornali. Magari un giornale molto piccolo tira fuori una notizia che viene poi copiata a reti unificate e a web unificato, e quella notizia poi è sempre partita da quel giornale. Faccio questo discorso perché mi domando, quando non ci saranno più i giornali di carta, e su questo io litigavo sempre con Gian Roberto Casaleggio, che auspicava l'immediata morte di tutta la carta stampata, quando cioè non ci saranno più dei giornalisti pagati per fare i giornalisti, ma le notizie chi le tira fuori? Chi le dà? Guardate che l'informazione gratuita e libera è un bellissimo slogan, peccato che non esista. Non esiste. Un giorno, erano le 8 della sera, è arrivata la motivazione della sentenza d'appello a carico di Giulio Andreotti al termine del processo più importante che si sia mai svolto nell'Italia di tutti i tempi, perché Andreotti è stato l'unico che ha fatto il Presidente del Consiglio per 7 volte ed è stato l'unico ex Presidente del Consiglio che è stato processato per associazione a delinquere di stampo mafioso. Non concorso esterno, associazione a delinquere di stampo mafioso. Quindi, come è andato quel processo, è la cosa più importante di tutti i processi della cronaca giudiziaria che è stata fatta negli ultimi 150 anni. Bene, la maggior parte degli italiani è convinta che Andreotti sia stato assolto. Peccato che non sia vero. Cioè i giudici non hanno stabilito che non era mafioso, hanno stabilito che era mafioso fino al 1980, ma il reato è prescritto. Commesso, ma prescritto. Se non sappiamo come è andato a finire il processo più importante degli ultimi 150 anni, dipende dal fatto che pochi hanno avuto il coraggio di scriverlo e pochissimi, nessuno ha avuto il coraggio di dirlo in televisione. Ma quando... Alle 8 di sera sono arrivate le 3.000 pagine di motivazione della sentenza su Giulio Andreotti, nelle quali si capiva che il verdetto d'appello non riproduceva quello di primo grado che assolveva,
ma c'era proprio scritto che Andreotti aveva commesso il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso fino alla primavera del 1980, quando incontrò il capo della mafia dell'epoca, Stefano Bontade, per discutere del delitto Mattarella, di cui Bontade lo aveva informato prima che Mattarella venisse assassinato, e lui non aveva fatto nulla per impedirlo, per mettere in guardia il suo compagno di partito e amico, tra virgolette, fratello dell'attuale Presidente della Repubblica. Voi conoscete qualcuno che lavora gratis in un sito che è in grado in un'ora di sintetizzare 3.000 pagine di una sentenza e di dare il giorno dopo ai suoi lettori un'informazione corretta sul processo più importante del millennio? Allora, questo è il problema. E noi l'ultima cosa che abbiamo scoperto, grazie a una collaboratrice del Fatto Quotidiano che ha lavorato 2 mesi, ci ha chiesto: posso lavorare? Ci vorrà un sacco di tempo e dovrò anche fare dei rimborsi spese, quindi ci vorranno anche dei soldi. Posso lavorare perché ho scoperto che la Madia ha copiato ampie parti della sua tesi di dottorato, che poi naturalmente è diventata il fiore all'occhiello del suo curriculum. L'unica ragione per cui una che non si è mai occupato di quei temi è diventata il ministro, uno dei ministri più importanti del governo Renzi e del governo Gentiloni, e cioè il ministro della pubblica amministrazione, funzione pubblica e semplificazione, quella che fa la lotta ai furbetti. Tranne che a se stessa. Se trattasse se stessa come tratta i furbetti degli altri, naturalmente sarebbe spacciata. Bene, questo lavoro qua lo può fare soltanto un giornale con dei giornalisti pagati per lavorare 2 mesi e produrre un articolo. Non c'è nessun telegiornale che lo farà, perché ovviamente quella è un ministro, ci mancherebbe, siamo mica matti. Non lo farà nessun sito, perché nessun sito ha i mezzi e ha il personale qualificato per fare quel genere di lavoro lì. E quindi noi, se andiamo verso un futuro di informazione libera e gratuita online, sarà bellissimo, perché non spenderemo più un euro per informarci, ma il nostro futuro sarà un futuro senza notizie, o meglio, solo con le notizie che tutti già sanno e che tutti vedono. E quali sono le notizie che tutti già sanno e che tutti vedono? Sono quelle che il potere ci fa filtrare e che ci vuole far sapere. Ma allora non ci sarà più bisogno di giornalisti, basteranno gli uffici stampa, basteranno gli uffici stampa, e noi crederemo di essere informatissimi mentre non sapremo letteralmente un cazzo, però gratis. Allora, c'era Freccero che si agitava, mi dai tu il microfono. Pronto? E poi è stato bravo, perché allora, ha risposto alla domanda difendendo sì. Il nostro posto di lavoro, che non è male, come sindacalista. Sono molto grato a quello che ha detto mio amico Travaglio. Per quale motivo? Perché è vero che occorre dotarsi di mezzi propri, cioè piattaforme, sistemi operativi, e occorre in qualche modo far sì che la comunicazione politica deve essere non solamente passiva ma attiva, eccetera, anzi che richiede in qualche modo un utente che possa in qualche modo diventare costituente, eccetera, eccetera. Ma quello che io chiedo a voi, chiediamo e lo chiediamo, è che occorre assolutamente anche mantenere alcune caratteristiche del Novecento. Cioè, quando lui parla del giornale, parla di una cosa molto importante, che c'è una gerarchia e che c'è un pensiero critico che lo domina, e c'è in qualche modo un sistema, c'è la verità, la verità. Ecco, il problema, ecco, vedete qui si mettono in moto categorie che non sono solamente tecnologiche, ma sono in qualche modo anche, lo dico qui con tono sempre di confronto, di amicizia, anche perché secondo me la battaglia futura sarà durissima, dove naturalmente il sistema deve essere integrato, dove assolutamente il giornale e quindi la comunicazione verticale ha ancora un valore, e anche la TV ha un valore. Ed ecco qui che si pone il problema, adesso mi ricollego alla domanda iniziale, del servizio pubblico. Perché io ritengo che senz'altro
ci saranno, voi sapete benissimo, io per capire sono per la libertà assoluta della molteplicità delle fonti e delle libertà, delle reti, eccetera, eccetera, ma credo che oggi il servizio pubblico, se deve ritrovare in qualche modo ancora una vocazione in questo sistema misto, è quello di avere come centro puntuale di tutto l'informazione. L'informazione, cioè le notizie, che purtroppo invece in questo sistema, in qualche modo di sistema dominato da un sistema commerciale, dall'audience, non ci sono più. Allora, pensate un attimo a quella. Allora, vi dico questa cosa, un esempio. So che non si deve parlare del presente, ma solo del futuro. Ieri è avvenuto quello che è avvenuto con Trump, che ha iniziato a bombardare. E subito un'affermazione, devo dire, spericolata, allucinante, del nostro Presidente del Consiglio, che ha detto occorre un'azione dovuta. Quindi siamo pronti appunto a accompagnare Trump. Ecco, io devo dire che è vero che grazie finalmente a questo sistema integrato che è avvenuto appunto con la rete e col fatto, e devo dire anche con tutta la, ormai una capacità di risposta, è avvenuto che nel 2003 l'affermazione che si erano fatte da Berlusconi sono passate inosservate. Oggi finalmente siamo, in qualche modo abbiamo degli anticorpi, ma questo è dovuto sempre a questo sistema integrato. E quindi dico benissimo a una, per capire, comunicazione orizzontale, ma questa comunicazione orizzontale deve incrociarsi, deve in qualche modo avere una corrispondenza bionivica anche con una comunicazione che prende dalla carta stampata, da, quindi in qualche modo da un pensiero novecentesco, critico ancora, ecco qui dei valori che sembrano, che devono ancora essere tenuti presenti, e naturalmente dalla televisione, che ha un ruolo ancora fondamentale. Io devo dire che chi ha capito queste cose molto bene è stato Grillo. Grillo mi ha colpito molto, perché l'ho seguito bene? Perché voi sapete benissimo che Grillo dice odio la televisione. Non, credo che nell'ultima campagna elettorale meglio di lui non nessuno l'ha utilizzato. Perché? Perché andava in ogni città a fare le interviste alle teleradio. Le teleradio che prendono un pubblico molto anziano, un pubblico appunto che non, assolutamente non controlla, non legge i giornali, eccetera, anzi ormai ha abbandonato anche l'acquisto del giornale perché c'è una crisi economica. Parlo dei dati che ho dei giornali regionali, locali, che hanno perso moltissimo. Bene, e lì naturalmente riusciva a toccare un certo tipo di pubblico. Poi naturalmente, siccome lui era in qualche modo la TV oggi generalista è ossessionata dalla, in qualche modo dopo i fatti del 2000 dell'editto bulgaro, ha dei complessi di colpa fortissimo, per cui chiaramente riusciva in qualche modo sempre a riportare, penso a Sky, continuamente gli interventi di Grillo. Quindi per questo motivo, perché adesso ormai si è creato questa dialettica, per cui, e anche lì è passato. Quindi è vero che tutto partiva da una piattaforma, verissimo. Ma quello che è importante, lo dico appunto per la prossima campagna elettorale, è quello di costruire un sistema integrato. Perché le battaglie si possono vincere di fronte a questa campagna che sarà fondamentale e sarà giocata con delle forze in campo incredibili. Pensate un attimo alla funzione. Vedo, va già in. Potrei parlare anche dell'oggi di tante televisioni in cui veramente ci sarà un'aggressione totale. Quindi se non c'è questa lucidità di partire chiaramente da un pubblico che in qualche modo è attivo, è avvertito, è preparato e riesce su in qualche modo nella piattaforma a comunicare e a crearsi, ma se non è integrato anche con gli altri media, dico cartaceo e televisivo, si rischia, attenzione, di non poter vincere questa prossima battaglia. Grazie. Allora, facciamo un passo, tentiamo di fare un passo avanti. Abbiamo sentito Freccero dire alcune cose, abbiamo sentito Marco Travaglio dire che conterà sempre la notizia, che la notizia la dà solo un giornalista che abbia questa professione, e che viva di questa professione, e quindi solo da lui
potete averlo. Io che vivo, ho vissuto in tanti giornali diversi, anche qualcuno in cui è stato Travaglio, perché per un breve periodo ho fatto anche qualche grande giornale come Repubblica, e ho vissuto anche con Marco periodi in cui lui non riusciva a scrivere dove era una cosa e la diede a me, lo possiamo dire dopo tanti anni, che era le carte sull'inchiesta Fiat in un momento in cui era complicato pubblicarle su Repubblica e così via. È successo poi altre cose al ritorno quando non le potevo pubblicare io per tanti anni. Sappiamo che nei giornali è difficile dare e nei media tradizionali le notizie, che spesso le notizie, e spezzo un po' una lancia per la rete, sono più verificate fuori dal nostro mondo. Se non capiamo questo per cambiare il nostro modo di fare informazione, faccio dei brevissimi esempi. Tu sai che il Presidente del Consiglio in carica ti dirà sempre, ed è quello che ci siamo sentiti dire nell'ultimo anno, no? Siamo passati dal meno al più e stiamo facendo dei risultati economici ottimi perché c'è il più davanti. Quel più è il 25esimo risultato su 26esimo su 27 che siamo rimasti nell'Unione Europea. Non ne eravamo mai precipitati così in basso. Ma chi è che va a controllare quel dato che viene fornito? Si prende per buono, come capita tutti i santi giorni in gente che fa la professione di giornalista. Mi è capitato per curiosità, non per prendermela sempre con gli stessi, ma l'altro giorno ho visto un dato sul tesseramento del PD che primo marzo diceva sono 410.000, pochi giorni dopo per le primarie erano diventati 450.000 e pace, sono cresciuti all'improvviso, ma davano i dati del tesseramento degli anni precedenti. Sono andato a vedere, l'anno precedente avevano fatto, improvvisamente tre anni dopo qualcuno aveva preso 20.000 tessere del PD di più del 2014. Allora, se chi è che l'ha scoperto questo? Mica io. Qualcuno che è andato a farlo in giro, me lo sono ritrovato da uno degli utenti della rete che me l'ha mandato e ha dato un'informazione che io non avevo e che spesso noi prendiamo, tutto ciò che ci infilano nella buca delle lettere, spesso ce lo prendiamo come buono e abbiamo disimparato a controllare quello che viene. Purtroppo questa è la realtà in molti giornali e televisioni tradizionali. È vero che quel rapporto anche con la rete, che va a prendere le vecchie cose e te le confronta con quello che ti dice oggi e ti dà un'informazione inquadrata in quel che è informazione stessa, no? Forse si vive su quel... Chiedo se non è questo anche il passo, siccome parliamo di futuro. Abbiamo dei media che non reggono più nemmeno sulle risorse tradizionali. Bisognerà inventarsi qualcosa di nuovo che sia più attrattivo, perché la notizia è attrattiva se è una notizia, se non è inventata. Oggi parliamo tutti di fake news. Per la maggior parte della propaganda le fake news sono quelle che hanno portato Trump attraverso la rete a diventare presidente degli Stati Uniti. No, beh, purtroppo le fake news sono quelle che ci sono tutti i santi giorni sui nostri giornali. Sono cazzate. In gran parte. Prima le chiamavamo balle, adesso le chiamiamo fake news, ma insomma, com'è che questa gente è rimasta al potere per tutti questi anni? A suon di balle, ovviamente. Poi adesso è arrivato Trump, le chiamano fake news perché fa più fine. Ma io non vorrei che si pensasse che io dico che l'informazione la possono fare soltanto i giornalisti o che l'unica informazione è quella della carta. Sto dicendo che possono anche perdere un sacco di lettori, possono anche ridursi a pochi lettori. Pensiamo soltanto a grandi giornali che hanno dimezzato le loro vendite negli ultimi 5-6 anni. Ma il gioco che raccontava Freccero prima e che noi vedremo ancora più chiaramente nella campagna elettorale che è in corso e che durerà, temo, un anno, costandoci un occhio della testa, è fondata proprio sulla sinergia tra fake news dei grandi giornali e rilancio dei telegiornali a reti unificate. Ma scusate... Il caso della Raggi, che sia io sia te abbiamo studiato abbastanza bene, è interessante perché
perché fin dal primo giorno i grandi giornali hanno cercato di dimostrare che la Raggi ruba. Ora, la Raggi ha tanti difetti, ma pare che non rubi, e non si sono rassegnati al fatto che non rubi. E allora... Guardate che se voi analizzate le prime pagine dei grandi giornali e l'immediato riflesso sui telegiornali dove c'è una rubrica fissa, Caos Roma o Caos Raggi, è una rubrica fissa quotidiana da un anno, cioè dal giorno in cui è stata eletta, voi scoprirete che è su quello che per un anno hanno cercato di pestare. Naturalmente per farlo, dato che purtroppo la realtà era in contrasto con quello, con le aspettative degli editori e dei grandi giornali che hanno praticato questo sport della fake news, sono poi i giornali che la menano sulle fake news di Trump e che le praticano ampiamente in casa loro e che vengono immediatamente rilanciati, è passato proprio attraverso questo procedimento. Io ho fatto diversi pezzi sui due Romeo, perché i due Romeo sono diciamo utilissimi per spiegare questo sistema. C'è un Romeo che fa l'imprenditore a Napoli, che finanziava prima il vecchio PC, poi adesso finanziava Renzi ultimamente, ma è democratico, insomma, ha come suo braccio destro Bocchino, che viene da Enel, non ha la puzza sotto il naso, insomma, li paga tutti, i partiti. Anche in chiaro, senza problemi. Bene, questo qua risulta avere pagato una tangente per aggiudicarsi una parte dell'appalto più grande d'Europa, un appalto che in totale ammonta a 2 miliardi e 9, cioè i 700 milioni di euro alla Consip. Tangente che è già stata confessata dal dirigente Gasparri della Consip, che l'ha restituita e che è già stata sequestrata, per questo ne possiamo parlare senza i condizionali d'obbligo. Bene, noi... fortunosamente, perché gli scoop sono sempre un colpo di fortuna, scopriamo grazie a Marco Lillo che c'è un'indagine che coinvolge coloro che hanno rivelato agli indagati di questa inchiesta che c'era l'inchiesta e che quindi dovevano stare attenti a parlare, e naturalmente gli indagati hanno smesso di parlare, dal padre di Renzi fino ai dirigenti della Consip, che hanno addirittura fatto bonificare gli uffici per far sparire le microspie che solo due giorni prima i carabinieri avevano infilato sotto le loro scrivanie. A Natale, alla vigilia di Natale, noi riveliamo questa cosa dopo che La Verità di Belpietro aveva scritto che da mesi il padre di Renzi era terrorizzato da un'inchiesta a Napoli che non si sapeva quale fosse. Bene, il ministro del neogoverno Gentiloni, Lotti, indagato per rivelazione di segreti e favoreggiamento nell'indagine sull'appalto truccato più grande d'Europa, insieme al comandante generale dell'arma dei carabinieri, al comandante dei carabinieri della Toscana, in un giro di personaggi nei quali tra i quali traffica il padre del presidente del Consiglio appena dimessosi Renzi. Mi sembrava una notizia di un certo rilievo, non c'è stato nessuna traccia di questa notizia sui telegiornali per giorni e giorni, fino a quando Lotti è andato a farsi interrogare per tre quarti d'ora e improvvisamente i telespettatori dei telegiornali hanno detto: cazzo, c'è Lotti interrogato, chissà come mai. I fortunati che leggono il fatto lo sapevano da una settimana, ma la notizia poi è riscomparsa per altri due mesi, fino a quando hanno arrestato Romeo, hanno perquisito il braccio destro del padre di Renzi e il braccio destro di Romeo, e cioè Bocchino, e allora hanno dovuto occuparsene lontano dalla politica, perché il padre di Renzi, come noto, non ha nulla a che fare con Renzi. Poi c'è un altro Romeo, e si chiama Salvatore, era il capo della segreteria della Raggi, e a un certo punto si è scoperto, chi l'ha scoperto? Noi, del Fatto Quotidiano, che aveva fatto delle polizze, una delle quali l'aveva intestata alla Raggi. Questa cosa noi la scopriamo il giorno in cui la Raggi viene interrogata. Per evitare l'accusa di favoreggiamento, la pubblichiamo sul sito quando siamo sicuri che la Raggi è già sotto interrogatorio e quindi non l'abbiamo avvertita noi, che c'è una vicenda in più che sarà oggetto delle sue domande. Perché la pubblichiamo sul sito e non sul giornale del giorno dopo? Perché sapevamo che anche l'Espresso ce l'aveva. Bene.
Questo per dire che quando si tratta di notizie, le notizie non hanno colore, le notizie si danno, almeno questa è la regola che abbiamo noi. E infatti la notizia è vera, Romeo ha fatto 13 polizze, tra le quali all'inizio sembrava una, poi addirittura due, con scritto che la Raggi, se lui fosse morto, avrebbe ricevuto i soldi che lui ci aveva investito. Bene, i magistrati il giorno dopo dichiarano che non c'è nessun reato e che è assolutamente certo che Romeo non ha mai detto alla Raggi di averle intestato quelle polizze. A casa mia il caso delle polizze si chiude, poi ci sono le storie delle nomine di Marra e dello stesso Romeo, che sono un'altra cosa. Ma dato che quella storia di soldi, anche se erano credo 33.000 euro, è molto stuzzicante, perché potrebbe essere l'unica pietra che, fatta rotolare, innesca una slavina nella quale poi alla fine la gente può pensare che la Raggi in fondo o adesso o in futuro qualche soldo in tasca se lo metteva. Comincia un bombardamento per giorni e giorni sui tre maggiori quotidiani italiani in cui si dice che dietro la polizza ci può essere una compravendita di voti, una violazione delle norme antiriciclaggio che è vicina all'accusa di corruzione e che la Raggi teme l'arresto e che sta frettolosamente trattando un patteggiamento, oppure la procura la manderà a rito abbreviato, immediato anzi, talmente immediato che era febbraio, oggi aprile, non c'è nessun rito. L'avvocato che trattava il patteggiamento stava facendo la settimana bianca in Alto Adige, quindi immaginate come trattava il patteggiamento, erano tutte balle che alcuni giornali si sono messi d'accordo per raccontare, sono diventate vere e per giorni e giorni sono diventati i titoli dei telegiornali a reti unificate. E voi vedrete come questo sistema, che parte sempre dai giornali e arriva alle televisioni, e in mezzo ci sono i siti, che però sono quelli che contano di meno, perché bombardano di informazioni talmente contraddittorie che alla fine si elidono. Questa è la ragione per cui le fake news che escono sui giornali e nei telegiornali sono molto più pericolose di quelle che escono su internet, semplicemente perché su internet le fake news si elidono l'una con l'altra, mentre lì c'è una bella testata, no, prestigiosa, che crea l'ipse dixit. Questo è il meccanismo che io volevo descrivere, ed è un meccanismo che possono rompere soltanto altri giornalisti professionisti che sono in grado di smontare queste fake news e che purtroppo sono talmente ben organizzate, talmente ben architettate, con metodi talmente raffinati, che per essere smontate richiedono professionalità. Professionalità che si può trovare anche al di fuori delle redazioni dei giornali, ma che sicuramente è presente anche nelle redazioni dei giornali. Infatti io ho letto un paio di pezzi di Becchis che smontava alcune di queste fake news. A mia volta mi sono dedicato ad altre fake news che avrei smontato anche se avessero riguardato Renzi. Me ne frega assolutamente niente. Le notizie sono notizie e si danno per quello che sono. Poi i commenti ognuno se li fa come vuole. Io li faccio come voglio io, lui li fa come vuole lui e chiunque altro li fa come gli pare. L'importante è che non si spacci merce avariata. Purtroppo la merce buona, come la merce avariata, arriva ancora dai giornali. I telegiornali non fanno altro che rilanciare lavoro altrui, perché non hanno assolutamente la libertà e nemmeno più le professionalità per trovarle le notizie, perché le professionalità si sono rattrappite da una lunga abitudine alla censura che è diventata autocensura. Grazie Marco. Allora, rapidamente voleva dire ancora una cosa, io però gliela faccio dire così, perché poi dobbiamo dirglielo. Dette tutte queste cose che abbiamo detto, ma chi sta qui e chi sta fuori di qui, che deve fare per informarsi? Ma no, le occasioni per informarsi ci sono, le abbiamo raccontate. Condivido quello che ha detto Marco, quello che ha detto Carlo. Aggiungo un pezzetto. Oltre al fatto, c'è anche un discorso da fare, che noi esercitiamo anche un ruolo politico, non dobbiamo nasconderci. Io non ammetto che il discorso dei voucher debba cadere perché si ha paura di perdere il referendum e non perché si pongano un problema politico sul fatto che i voucher siano una vergogna nel mondo del lavoro. Io non ammetto che non ci sia un dibattito anche dentro i giornali sul fatto che oggi passi quasi
l'idea che il contratto a tempo indeterminato sia una botta di culo che ti capita nella vita e non un diritto, perché il lavoro è sancito dalla Costituzione. Quindi penso che abbiamo, al di là dei fatti da raccontare, abbiamo anche un ruolo sociale importante. Del TTIP, che sarebbe stato una disgrazia, bisogna stare ancora attenti, ma il TTIP sarebbe stato una disgrazia devastante anche per l'Italia, per l'Europa, che ovviamente hanno fatto di tutto per tenere segreto, ho capito? Il discorso è lungo, dopo magari l'affronteremo anche con Giannulli, però hanno fatto di tutto per tenerlo segreto. Capisci che è la contraddizione, non è soltanto il ruolo che si gioca tra di noi giornali in Italia, è il mondo a taglia unica che vorrebbero, e il TTIP era proprio la didascalia di questa cosa. L'avrebbero fatto anche con la giustizia, tanto che avrebbero sorpassato i tribunali per andare a fare gli arbitrati tra le multinazionali, e ovviamente nel silenzio di tutti. E cosa abbiamo? Abbiamo che colui che trattava per l'Italia, il signor Calenda, ce lo ritroviamo ministro della Repubblica, sì, però, italiana. Però quello che volevo dire è che alla fine quello che sposta i voti sono le notizie. Ma guarda, noi, chi ha segnato la fine della carriera politica di Di Pietro? Un servizio della Gabbanelli che riguardava le sue proprietà immobiliari. Chi ha segnato la fine della carriera politica di Fini? Il martellamento dei giornali di Berlusconi sulla casa di Monte Carlo, che conoscevano anche prima, ma che hanno tirato fuori soltanto quando Fini si è dissociato da Berlusconi. Sono le notizie che spostano i voti. Fermo. Il potere, siccome siamo gran parolai noi giornalisti, lasciamo parlare. Siamo gli unici che hanno sfondato i tempi. Grazie per la pazienza con cui ci avete ascoltato. Viva Assange! Viva Assange! Assange! Viva!